53 dipinto, quindi 53 tappa di questo viaggio alla scoperta delle 63 opere autografe di Michelangelo Marisi del Caravaggio che oggi sono disponibili al pubblico in 25 città. Queste 25 città sull'intero globo terrestre sono poi tutte concentrate tra Russia, Europa e Stati Uniti d'America. In questo 53esimo video vi racconto e vi presento in modo sintetico eh, il dipinto oggi a uh, Palazzo Pitti, il ritratto di Antonio Martelli. L'occasione allora è buona per fare il punto della situazione sui dipinti di Caravaggio oggi a Firenze, su quelli che abbiamo visto a questo punto del viaggio e su quelli che ci restano da vedere. 5, 3 a gli uffizi e 2 a uh, Palazzo Pitti. Agli uffizi troviamo cronologicamente il Bacco seguito a stretto giro dalla testa di Medusa e poi il terzo dipinto, è il sacrificio di Isacco. A Palazzo Pitti la Morino dormiente e poi appunto il ritratto di eh, Antonio Martelli. Ecco allora che a questo punto del viaggio, quando mancano esattamente dieci dipinti alla fine del viaggio, perché questo è il 53esimo e l'ultimo sarà il 63esimo, a questo punto del viaggio, raccontando il ritratto di Antonio Martelli, concludiamo eh, Firenze e poi nel resto del viaggio non ci torneremo più. 5 tele di Caravaggio oggi disponibili al pubblico nella città di eh, Firenze, questa in estrema sintesi, ma eh, per correttezza va detto che presso la eh, Fondazione Roberto Longhi eh, che è sui colli eh, fiorentini eh, c'è un altro dipinto di Caravaggio che è il ehm, ragazzo mosso da un ramaro. E non avendo la Fondazione Longhi una uh, struttura museale di accoglienza del pubblico, di fatto non è possibile a, uh, accedere facilmente a uh, questo dipinto, ma non è il solo dettaglio importante. Perché? Perché il ragazzo mosso da un ramaro della Fondazione Longhi è ancora oggi al centro di un dibattito attributivo, come dicono gli storici dell'arte. Qual è il problema? Il problema è che la tela oggi a Londra, ragazzo morso da un amaro è universalmente riconosciuta come autografa di Caravaggio. Mentre la tela della Fondazione Longhi, stesso titolo e tela praticamente identica a quella di Londra, è ancora oggi eh, dibattuta riguardo l'autografia. Eh, proprio nel 2020 eh, c'è stata una eh, mostra a eh, Roma nella quale questa tela è stata messa a disposizione del pubblico e io ricordo che ho messo sul treno tutta la famiglia, ho fatto una corsa e sono riuscito ad andare a eh, vederla. Eh, nel catalogo eh, di, questa, di questa mostra del 2020 eh, il, gli esperti della Fondazione Longhi eh, propongono la tela come autografa di Caravaggio. Eh, ma eh, va detto che altri esperti eh, questa eh, autografia la discutono, per cui noi che non siamo dei mestieri non possiamo eh, far altro che assistere a, a questo dibattito e eh, attendere che eh, si mettano d'accordo, visto che le forche caudine dell'autografia universale, cioè che tutti i critici siano d'accordo riguardo l'autografia di Caravaggio di quel dipinto la si conquista solo con il tempo ovviamente per cui staremo a vedere cronologia quindi data e luogo di esecuzione è la cornice temporale eh, della presenza di Caravaggio a Malta è luglio eh, due, eh, 1607 ottobre 1608 e se eh, tutti i dipinti presentati eh, finora eh, sono stati eh, certamente eseguiti in questi 14-15 mesi di permanenza, eh, questo ritratto di Antonio Martelli come vedremo eh, pone dei problemi di eh, cronologia, anche se con tutta probabilità è comunque stato eh, eseguito durante il eh, soggiorno a Malta. cenni storici sul ritratto di Antonio Martelli. Cominciamo dall'autografia. È stata Mina Gregori a proporre autografo uh, di Caravaggio questo uh, dipinto e dopo la proposta di Mina Gregori e eh, la critica successiva si è tutta associata e ha uh, confermato eh, va detto a Onore Del Vero che quando Mina Gregori ha proposto questa tela come autografa di Caravaggio, la persona ritratta, si riteneva che la persona ritratta fosse ancora una volta Alof de Winniacut, che a questo punto è presente in quasi tutta eh, la produzione di Caravaggio, perché se togliamo la decorazione di San Giovanni Battista, nel ritratto di Alof de Winniacut, ovviamente, c'è Alof de Winniacut. Nel eh, San Girolamo scrivente eh, si dice che il volto sia di Alof de Wignacott, un eh, contributo, un riconoscimento, un omaggio al gran maestro. Nella, nella morino Dormiente ovviamente Alof the Winneacult non c'è, ma eh, ci sarebbe, il suo volto sarebbe quello del, eh, eh, del ritratto di Antonio Martelli. Quindi sarebbe presente tre volte il volto di. Eh, eh, di Hall eh, of the Winnipeg, ha colto su cinque dipinti eh, maltesi. Ma al di là di questi calcoli, che poi che cosa davvero ha dipinto a Malta eh, è un argomento ancora oggi tutto da, uh, da, da sviscerare, quello che io sto raccontando è la cronologia, come vi dico sempre, che ho preso da uh, Sebastian Schulz e da Rossella uh, Vaudret, con qualche aggiornamento. Eh, ecco, allora che eh, l'attribuzione. È stata proposta da Mina Gregori che vedeva eh, nel dipinto comunque ancora il Gran Maestro, mentre poi eh, tutta la critica nel, negli anni si è eh, ha concordato e concorda che si tratti di Antonio Martelli. Antonio Martelli è stato un cavaliere eh, di Malta di origine eh, italiana e che eh, è stato a un certo punto eh, nominato priore eh, della sede eh, siciliana di, di Siracusa eh, dell'ordine dei cavalieri. È chiaro che il priorato era importante perché voleva dire che eh, lui era il, il referente e responsabile dei cavalieri nella città di Siracusa, come altri eh, hanno avuto altri eh, prioriati. L'abbiamo visto anche con Ippolito Malaspina, eccetera, eccetera. Allora, quello che eh, dobbiamo dire è che questa cosa che Martelli è stato il priore dei cavalieri a Siacusa eh, ci fa accendere una lampadina perché? Eh, perché quando il 6 eh, ottobre del 1608 Caravaggio fugge da Malta e fugge per forza di cose con la complicità di qualcuno perché la eh, prigione in cui era era un buco e bisognava calare per forza o una corda o una scala per far uscire eh, la persona eh, la complicità di qualcuno c'è stata sicuramente non si è mai capito chi eh, chi chi davvero l'ha aiutato ora far ricadere i sospetti eh, su Antonio Martelli perché perché era il priore di si accusa e guarda caso Caravaggio sca scappa con una nave che parte da valletta e va Ah, si accusa in sicilia eh, beh è una coincidenza forte però eh, su questo dobbiamo anche fermarci perché poi le coincidenze gli storici le devono verificare e dalle mie eh, povere letture non, non mi sembra che il dado sia tratto cioè che sia stato risolto l'enigma di chi ha, ha davvero aiutato il complice di caravaggio nella fuga eh, da malta per cui noi ci dobbiamo fermare al fatto che questo ritratto autografo di Caravaggio e questo uh, va bene eh, ci sta eh, sia stato dipinto da Caravaggio nell'ultimo periodo maltese prima della fuga prima della fuga e qua il grande enigma e non voglio adesso sta qui a ripetere tutta uh, la storia perciò Provate nel caso a um, ascoltare i video uh, del ritratto di Winiakut della decolazione di San Giovanni Battista in modo che vi fate un'idea sul ragionamento di fondo, perché il ragionamento di fondo è che eh, il 28 agosto uh, del 1608 uh, Caravaggio la combina viene incarcerato. Quindi, quindi è praticamente impossibile che eh, antonio martelli abbia commissionato un suo ritratto al caravaggio dopo il 29 agosto 1608 deve essere stato eseguito per forza prima perché dopo eh, c'è l'incarcerazione la fuga e la privazio habitus di dicembre eh, nel quale appunto eh, caravaggio viene depennato dai libri espulso come membro putrido e, e fetido perché perché i cavalieri avevano un codice che è prendersi le responsabilità delle cose belle e brutte che si fanno quando la fai bella ti verrà riconosciuta la gloria, quando la fai brutta paghi la pena perciò un cavaliere non si può sottare dalla pena eh, di una sua malefatta invece Caravaggio si sottrae come ed è questa colpa che non gli perdonano per cui lo vanno anche a rincorrere di fatto, perché è un tradimento del codice etico dei cavalieri. Quindi eh, ad oggi, secondo questi ragionamenti, la commissione eh, è arrivata prima della, della fine di agosto, prima del 28 di agosto eh, del 1608. descrizione quando si racconta si descrive un'opera d'arte si parte sempre eh, da uno sguardo d'insieme in questo caso è una tela che si apprezza verticalmente e non orizzontalmente e c'è una figura eh, umana eh, ritratta e lo sfondo è scuro perciò sicuramente c'è il linguaggio luministico di caravaggio dunque l'imprimitura questo miscuglio di gesso con l'animale e colore scuro che viene steso due, tre, quattro volte sulla uh, tela in maniera omogenea e poi Caravaggio dipinge solo uh, dove decide di far cadere la luce che proviene sempre dall'angolo in alto a sinistra uh, di chi guarda. Il dipinto è molto semplice: è un mezzo busto di una persona, di un uomo con la barba, che è ritratto appunto su uno sfondo scuro. Uh, con uh, la, la giacca uh, con la croce dei cavalieri di Malta e con uh, la spada. Uh, quindi un ritratto che celebra uh, chi è stato appunto ritratto, l'effigiato uh, che lo celebra come cavaliere di Malta. Il volto, il volto abbiamo detto, che è stato ritenuto per diverso tempo. Il volto di Alof de Wignecut per cui un secondo ritratto di Alof de Wignecut, poi tutta la critica concorda oggi sul fatto che invece si trovi sia un ritratto di Antonio Martelli, un cavaliere di Malta, priore della sede dei cavalieri eh, di Siracusa, come eh, vi dicevo prima. E questo per quello che riguarda il volto. <music> La croce dei cavalieri eh, messa così grande a coprire praticamente tutto il tronco eh, dell'uomo ci dice con chiarezza che questo ritratto ha lo scopo di raccontare Antonio Martelli come appunto eh, cavaliere dell'ordine eh, di Malta. Mano destra sulla cintura e mano sinistra sulla spada. Quindi la celebrazione dei cavalieri come eh, i grandi eh, difensori, i grandi militari che hanno saputo proteggere Malta, che hanno saputo proteggere Malta sia nell'attacco dei musulmani del 65 del 1565, sia eh, in occasione della eh, battaglia di Lepanto del 1571. Anche Antonio Martelli come Alof de the win, a cui pare abbia partecipato all'assalto, ai quattro mesi di assalto di Malta da parte dei musulmani e, e la vittoria, anche se è stata di fatto una carneficina, i cavalieri ne sono usciti vincitori, nel senso che Malta ha resistito e, e i musulmani non l'hanno conquistata. Dunque un mezzo busto eh, con una grande croce e con la mano sinistra sulla spada, una celebrazione di Antonio Martelli come un eh, valoroso cavaliere dell'ordine eh, di Malta, questo è lo scopo del dipinto. Stesso tema, la figura di Antonio Martelli è presente in qualcun'altra delle 63 tele che vi sto raccontando? La risposta è no, uh, questa è l'unica tela in cui è, è rappresentato eh, Antonio Martelli, l'unico dettaglio che possiamo dare è che fino a qualche decennio fa appunto uh, la tela uh, riconosciuta come autografo di Caravaggio vedeva Effigiato Arn of the Wine e poi solo la critica successiva ha identificato la figura di Antonio Martelli. Come altri pittori hanno raccontato i cavalieri di Malta e questa è una domanda che sinceramente richiede un approfondimento che io non sono in grado di fare, per cui l'unico ragionamento che posso condividere con voi è che le scelte sono importanti. Facciamo la prima. Quando ho raccontato il ritratto di All of de Winnecult, vi dicevo che Winnecult ha voluto essere effigiato, rappresentato, raffigurato non con la sua armatura, ma con una delle armature eh, con le quali è stata combattuta la battaglia del 1565, l'assedio eh, da parte dei musulmani dell'Isola di Malta per quattro mesi. Eh, è una scelta precisa che vuol dire celebrare il fatto che lui non aveva usato quell'armatura, ma la c'era, perciò era un leg volessi legare da parte del Gran Maestro alla gloriosa storia dei Cavalieri. Eh, ecco allora che come nel ritratto di Hall of the Winniacut la scelta di quale armatura raffigurare è stata importante, anche in questo caso raffigurare il cavaliere con una grande croce che non copre solo il petto ma anche l'addome e con la mano sinistra sulla spada, anche qua è, è celebrare la grandezza del cavaliere. Poi su come i cavalieri dell'ordine animata sono stati raffigurati nella storia, su questo davvero in questo momento uh, non posso entrare perché ci porterebbe lontano ed è un terreno che non ho esplorato abbastanza. Penultimo capitolo, interpretazioni, eh, mi limito all'osservazione eh, di fondo che ho già... Presentato nelle tele precedenti. Eh, sono gli uomini di Winiacut, eh, gli altri cavalieri che si rivolgono a Caravaggio per avere anche loro o un loro ritratto, e questo è il caso di Antonio Martelli, o nel caso di Francesco Dell'Antella e di Ippolito Malaspina, un dipinto di Caravaggio. Questo è importante perché ci dice che Caravaggio è stato accolto da tutta la comunità dei cavalieri e che non è solo Arof de winakut a rivolgersi a lui per avere dei ritratti o comunque per avere dei dipinti. Inoltre, l'altra osservazione da fare è che Arof de winakut da solo non avrebbe potuto fare nulla. È stato attraverso questi suoi luogotenenti questi suoi uomini sul campo, Persone affidabili, esperte e scaltre, che riesce a ottenere nel febbraio del 608 il nulla osta del Papa per nominare cavaliere un uomo che ha ucciso qualcuno, perché questo è quello che ci hanno riportato gli storici dell'arte. E dunque è importante, questi tre tele che sono il ritratto eh, del il San Girolamo Scrivente da una parte, Uh, il Lamorino Dormiente, dall'altra, e infine il ritratto di Antonio Martelli ci dicono esattamente questo: che Caravaggio è accolto da una comunità di cavalieri che tutti vogliono un uh, loro dipinto e che tutti hanno lavorato per lui, certo sotto la direzione del uh, Gran Maestro. finisce il periodo maltese, 14-15 mesi di caravaggio a Malta tra il 607 e il 608. Già dal, dipinto precedente, scusate, già dal dipinto successivo saremo in Sicilia. Ecco, due osservazioni semplici, e cioè queste date esatte, e cioè che il 6 ottobre parte, fugge e arriva in Sicilia, ci sono sui libri di storia dell'arte ci sono, però non è dato sapere la data esatta in cui le tele sono state eseguite durante il periodo maltese. Ecco, questo è un, è un dato importante e bisognerà vedere in maniera più approfondita eh, questi aspetti. Allora ne approfitto per farvi vedere alcuni dei libri che sono stati scritti su Caravaggio in Sicilia in questi ultimi anni in modo che ognuno di noi di ognuno di voi possa eh, approfondire questi libri li ritroveremo poi nel periodo siciliano perciò sappiamo quando è andato via e sappiamo anche perché è andato via ma la, la cronologia esatta quando esattamente ogni dipinto è stato eseguito in questi 14 mesi questo se ho ben capito non è ancora noto 54esimo dipinto, quindi 54esima tappa del viaggio, eh, ci trasferiamo in Sicilia perché in Sicilia, nella città di Siracusa, possiamo ammirare il seppellimento di Santa Lucia. Vi ringrazio per avermi seguito anche in eh, questo uh, video. Eh, vi ricordo che se avete Seguito su YouTube questo video qua sotto nella descrizione avete il link al dipinto precedente e a quello successivo, e che a schermo avete ancora il link al successivo e il link alla eh, tutta la playlist di Caravaggio. Per quello che riguarda i social digitando il mio nome e cognome e mi trovate facilmente su YouTube e su Facebook. Vi ringrazio di avermi seguito.